un po' di giustizia per Martina è stata fatta. E noi, voglio dire, ecco, che da 7 anni e 4 mesi che ci manca, non c'è. Però io ce l'ho sempre sulle spalle, perché l'avevamo aspettata tanto tempo e io credo che la giustizia italiana, il lavoro che è stato fatto, via dicendo, ha prodotto delle cose importanti anche nel nostro cuore. La commozione di Bruno Rossi, padre di Martina, subito dopo la lettura della sentenza di condanna per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a 6 anni di reclusione, 3 per la morte in conseguenza di un altro reato e 3 per la tentata violenza sessuale di gruppo. Si è capito che qualcuno ha fatto del male a mia figlia non c'è più, loro sono contenti, vivono tranquilli nelle loro case, via dicendo, e volevano ancora peggio, volevano dire che Martina era un poco di buono, che Martina era amata, Martina era la ragazza più bella del mondo. Martina morì all'alba del 3 agosto 2011, aveva raggiunto la stanza dei 2 imputati perché le amiche stavano amoreggiando con altri 2 ragazzi e si sentiva di troppo. A quel punto il tentativo di violenza carnale, la sua disperata fuga verso il balcone, ma mentre stava cercando di scavalcare per raggiungere la stanza vicina, sarebbe scivolata e precipitata giù. Questa la tesi del procuratore di Arezzo Roberto Rossi, di fatto adesso sposata anche dai giudici aretini. È una sentenza che rende giustizia a dei genitori che prima si sono visti aggredire e uccidere una figliola 7 anni fa, per parlarsi chiaro, e poi per 7 anni si sono sentiti trattare la figlia come una pazza suicida. Oggi questa sentenza racconta che la storia è un'altra, che è l'esatto opposto, che Martina, come hanno detto tutti gli amici che abbiamo sentito, era la persona più vitale, solida, allegra, solare di questo mondo e che le è stata tolta la vita in maniera violenta. Sul caso indagarono anche gli inquirenti spagnoli, archiviando il tutto però come un suicidio. Era partito proprio nel peggiore dei modi dalla Spagna e la giustizia italiana ha dimostrato di essere molto più attenta di quella. Sono molto soddisfatto, abbiamo lavorato anni e il risultato è arrivato. Luca ed Alessandro non erano presenti in aula, i loro legali adesso impugneranno la sentenza. Sono assolutamente sicuro dell'innocenza del mio assistito. Ci sono 3 gradi di giudizio. Se ci sono 3 gradi di giudizio, evidentemente perché i giudici possono sbagliare.